Ringraziamento a voi tutti che siete collegati. Ormai ci siamo abituati a questi strumenti, quindi, per quanto potrebbe essere più semplice magari parlare davanti a voi, eh, quest'oggi siamo costretti a comunicare con questi sistemi moderni. Come potete immaginare, molte delle cose che mi ero scritto eh, sono già state dette, insomma, anche perché con le colleghe si è lavorato tanto in questi anni, sono stati anni molto arricchenti. Sono stati anni anche pieni di cambiamenti, molto è stato detto anche dal Presidente e dal Direttore rispetto ai grandi movimenti all'interno del, del mondo bancario, ai buoni risultati della nostra banca, raggiunti sicuramente da una squadra coesa, capace, ambiziosa, prudente, ma con obiettivi chiari in testa. Oggi mi, mi trovo qui davanti a voi per dare chiaramente un volto anche ad un nome questo è un aspetto importante, per riconfermare la mia disponibilità a ricoprire il ruolo di amministratore, con rammarico purtroppo, l'ha spiegato anche il Presidente, con la riduzione del numero dei consiglieri, chiaramente le ricandidature sono quattro, ma i posti disponibili saranno due, è un peccato perché la squadra lavorava bene, era coesa, come ho già detto, capace di affrontare le situazioni e le sfide che ci troviamo ancora davanti. Mi chiedevo quali sono gli aspetti sostanzialmente che in qualche modo un buon amministratore deve, deve saper valutare, insomma, una sorta di, di autocritica eh, per poter dire insomma, di assumere un ruolo, che è un ruolo eh, che voi soci date, date a noi, un ruolo di fiducia. Allora mi chiedevo qual è, in modo molto semplice, perché poi eh, eh, guardare lontano... Eh, Può essere anche facile, però cercare di anticipare i tempi e di prevedere quelle che saranno le scelte più giuste per la nostra banca non è semplice. Allora mi chiedevo insomma qual è il termine, no? allora, Spesso anche in passato il concetto di banca differente è stato ripreso anche dal punto di vista eh, della comunicazione, no? dal mondo del credito cooperativo nazionale. In particolare anche il nostro mondo delle casse rurali trentine insomma, è sempre stata molto attenta a cercare di eh, trasmettere questo senso di differenza, no? però è un concetto di differenza che si fa sempre più fatica a, a contraddistinguere. Allora facevo una semplice analisi pensando che eh, così, dal punto di vista dell'immagine l'idea migliore potrebbe essere quella di, eh, di una figura circolare no? all'interno del quale c'è la banca intesa come cooperativa, come cassa rurale. C'è la banca intesa come impresa, quindi buona banca che fa i risultati, e c'è la comunità. Allora mi sono detto che in fondo la vera differenza sta proprio in questo: molto probabilmente le comunità dove noi insistiamo e dove noi siamo anche arrivati non sarebbero quelle che sono oggi se non ci fosse stata la cassa rurale. Io credo che questo sia un elemento distintivo che rimane una sfida per chi ha l'onore e l'onere di guidare questa banca. Diventa comunque un obiettivo forte da mantenere vivo, deve essere condiviso ovviamente con la squadra, che è una squadra all'altezza, ben diretta dalla direzione generale, che ha saputo guardare lontano, che ha saputo incontrare territori diversi. Oggi il Consiglio di amministrazione si trova anche ad affrontare regolamenti nuovi molto più complicati. Le riunioni del Consiglio sono spesso dedicate a questo. Non sono i consigli magari che in passato erano più aperti al confronto e alla comunicazione. Noi dobbiamo recepire. Oggi si tratta di essere molto preparati, competenti, professionali, saper anche confidare nel lavoro dei funzionari che hanno il grande compito anche di tradurre spesso e volentieri questi cambiamenti a noi amministratori che poi dobbiamo e vogliamo decidere nel senso migliore. Oggi a voi mi ripropongo come candidato ad amministratore confidando che i miei pregi e anche i miei difetti sono comunque un valore aggiunto per questa banca. Grazie e buona serata.